Ciao a tutti, oggi vi presento la rubrica che ho fatto in questi giorni qua. Con una piccola cosa che ho pensato io, cioè questa è stata una mia pensata. E ora vi faccio vedere cosa intendo dire. Abbiamo intanto il programma e chiudiamo questo. Aspetta, che non si chiude. Ok. Allora, per prima cosa, qui, anche se adesso non si vede niente, ho messo la griglia dei contatti che scriverete poi voi. E per visualizzarla, per la vostra privacy, ho messo una password. Ecco, l'unica cosa che... Se voi cercate visualizza dati prima di mettere la password, vi appare questa finestra da qua con scritto: per visualizzare i dati inserisci la tua password. Fate ok. Qui mettete la vostra password. Io per prova ho messo 1, 2, 3, poi mi dite voi se interessa questo programma che password desiderate. Una volta messo la password, cliccate visualizza dati e vi si apre la griglia che al momento è tutta vuota. Ora mettiamo un po' di dati. Che però prima di mettere i dati vi spiego un'altra cosa. Come potete notare, questi campi qui sono disattivati, perché prima di inserire i dati dovete schiacciare un aggiungi nuovo. L'ho fatto così di proposito, di disattivare i campi, perché se voi scrivete senza schiacciare prima aggiungi nuovo, non vi farà salvare i dati, perché praticamente se lasciavo i campi che si possono scrivere, il database access è come se non si aprisse, capisci? Cioè, nel senso che anche se scrivete i dati, una volta fatto salva, il database è tutto chiuso. E appunto non vi salverà nessun dato, mentre invece
dal momento che cercate aggiungi nuovo, oltre ad attivarsi, come vedete, tutti i campi, viene anche scritto non ti dimenticare di salvare i dati. Voi scrivete, per esempio, Mario Rossi, tanto per fare una prova, Mario Rossi. Io però scrivo soltanto nome e cognome per velocizzare un po' tutto quanto, perché se no, se scrivo tutti i campi, ci stiamo 50 anni, fate salva. Ecco, l'unica cosa che questa è una mia pensata, dato che, come tanti di voi sapete, quando si schiaccia salva, di solito da sempre questa finestra qua con scritto i dati sono stati salvati con successo. Poi dovevate fare no, ok, e aggiungere uno, cioè aggiungere un utente nuovo, però, dato che secondo me è un po' scomodo fare sempre ok, no, ho fatto in modo che quando cliccate salva non vi appare questa finestra qua, ma la scritta rossa, non ti dimenticare di salvare i dati, facendo salva, passa in verde con scritto tutti i dati sono stati salvati con successo. E ovviamente, appunto, come detto prima, non vi appare la finestrella da dover schiacciare tutti i momenti, ok. E ecco, un'altra cosa importante. E se per caso poi appunto, anche in futuro, eccetera, non avete inserito un dato, oppure un vostro utente comunque sia appunto un vostro contatto cambia indirizzo, per esempio, cambia indirizzo email, cambia cellulare. Basta fare il tasto modifica e, per esempio, facciamo che inseriamo la email, per esempio, così, tanto per dire, no? Che ho la libero intuito. E infatti, ecco, quando schiacciate il tasto modifica, vi torna la scritta in alto, in rosso, non ti dimenticare di salvare i dati. Poi fate salva,
vi aggiorna e vi aggiunge il campo che avete messo e sopra in verde viene scritto di nuovo: tutti i dati sono stati salvati con successo. Oh, ora faccio un esempio, cioè aggiungo per esempio Mario 'Verdi', faccio salva, aggiungo un altro nome, per esempio, Giacomo. In questo caso ci scrivo di nuovo Rossi. Ok, e faccio salva. Ok, qui sopra, come vedete, ho messo la ricerca. Per nome e per cognome. Io per ora ho messo soltanto la ricerca per nome e ricerca per cognome. Ovviamente a chi interessa posso anche aggiungere la ricerca per email, per Facebook, per Instagram, per tutti i campi, diciamo anche, ma di solito si cerca o per nome o per cognome, però questo sta a voi dirmi che campi di ricerca desiderate. Praticamente faccio la ricerca per il cognome di Rossi, anche se non scrivo intero il cognome, scrivo ROS, così faccio cerca. E come vedete, qui mi visualizza solo con quanti Rossi ho come cognome. Se poi schiaccio una volta e un'altra volta cerca, mi appare tutti quanti, in questo caso tre, perché ne ho aggiunti tre, ma mettiamo caso che voi avete scritto 50 utenti e questa ricerca è comoda per cercare i cognomi se ne avete più tanti uguali, oppure il nome. E ovviamente poi qui c'è il tasto nascondi dati, che schiacciandolo scompare la griglia di dati per privacy vostra e si può comunque aggiungere altri contatti senza che
visualizzare per forza la griglia qua. Questa griglia a me è soltanto per una vostra visualizzazione di dati che avete già messo. Ecco, va bene, qui poi c'è il tasto indietro, avanti che va avanti, qua, Mario Rossi, Mario Verdi e basta, non va più avanti perché per ora abbiamo tre dati, indietro, Mario Verdi, Mario Rossi e Giacomo Rossi. La modifica è sempre fate nelle modifiche, poi tornate indietro o avanti, ma modificate per esempio Rossi, per esempio fate Giacomo invece che Rossi. Si chiama Giacomo Blu, tanto per dire, aspetta, mettiamo un maiuscolo, tanto per essere un po' più precisi. Fate salva e qui viene scritto di nuovo: i dati sono stati salvati con successo. Poi, appunto, se volete comunque controllare che sia stato cambiato questo cognome, andate a vedere la griglia di dati e come vedete è stato cambiato di Giacomo Blu e qui abbiamo messo il tasto in aggiorna, che può servire per aggiornare comunque appunto sto database qua, anche se lo fa da solo, però comunque è sempre bene mettere un tasto aggiorna. Qui c'è il tasto elimina. In questo caso ho lasciato, l'ho programmato con la finestrella, cioè se cacciate elimina, ho fatto in modo che vi appare comunque la finestrella con scritto: sei sicuro di voler eliminare questi dati? Se cacciate no, non vi dirà. Non ho cancellato nessun dato. Ok, infatti ci sono ancora tre utenti che abbiamo scritto prima. Se fate invece sì, vi cancella il dato subito qua. Voi fate ok. Ma dovete anche salvare, infatti è tornata la scritta rossa con detto non ti dimenticare di salvare i dati. Fate salva, i dati sono stati salvati con successo. Se fate aggiorna, vedete che avete due utenti. Questo
come giusto che sia. Ok, poi qui nascondete i dati e basta, mi sembra di aver detto tutto. Se avete domande o dubbi, scrivetemi su Facebook. Se vi interessa questo programma, basta che mi scrivete e io ve lo posso fare con i campi che desiderate voi. Io ovviamente ho scritto questi campi, nome, cognome, mail, Facebook, eccetera, eccetera. Per un esempio, poi voi mi dite che campi vi servono, eccetera, eccetera. No, ovviamente si può anche, appunto, come immagino, se sapete anche se non dico questa cosa, già lo sapete già, ma si può aggiungere altri campi che poi magari nel momento non ci sono, tipo capo postale, ecco, che tante volte il capo postale serve per avere più dati, così. Basta, mi sembra appunto di aver detto tutto. Comunque, come detto prima, se avete domande o dubbi, scrivetemi. Grazie, ciao ciao a tutti.